Lo zio allora si schiarì la gola e nell'intento di portare il discorso, come il suo magnanimo senso d'ospitalità esigeva, su un soggetto familiare a Giovancarlo, chiese al fine: "Ma Leopardi è buono, buono. Voleva notizie, cioè, sul valore letterario del nominato Leopardi. Sapere ad esempio se fosse il primo, il secondo, il terzo scrittore italiano, se fosse più grande del Tasso o meno", come aggiunse dopo. Naturalmente non fu soddisfatto della risposta del giovane, ma seguiva lo stesso il suo discorso con finta attenzione, mentre gli occhi gradatamente gli si impicciolivano dal sonno. La zia, senza più, dopo qualche minuto piegò la testa sul petto, come era d'altronde sua costante abitudine a quell'ora della sera, e prese anzi a ronfare un tantino. Del resto, anche con quell'argomento, non s'andò per le lunghe. "Ora li sveglio io", si disse a questo punto Giovancarlo. Sapeva che tutta la famiglia odiava concordemente la di lui Fantesca. L'odiava d'odio larvato e dunque tanto più profondo da quando costei, di origini molto umili, si era messa a far la governante dell'arciprete e, raggranellato così qualche soldo, aveva abbandonato l'abito locale e adottati gli scarpini in luogo delle ciabatte. Questo era avvenuto molto tempo addietro. Ora la donna, già vecchiotta, era passata al servizio di Giovancarlo, ma non cessava di portare gli incriminati scarpini, nonché la domenica gonnelle corte di seta secondo la moda ritardataria delle signore locali. Pensate un po'. Giovannina, pronunciò dunque Giovancarlo di punto in bianco. Gli occhi sonnecchianti si dilatarono. Un vivo movimento d'attenzione si produsse nella cucina. Lo zio si aggiustò sulla seggiola, come a dire: "Fammi star comodo, ora siamo nel campo delle mie competenze e mi sentirai." "E beh? E beh?" "Niente, giusto per dire. Oggi l'ho mandata a prendere una gazzosa e naturalmente mi è sembrato di dover dire una parola. Prenditene una anche per te", ho detto. Per quanto giocasse a colpo sicuro, Giovancarlo sceglieva accuratamente le parole e le espressioni più adatte, di tipo strettamente familiare, pidocchiale, diremmo. "Va bene, ma portata la gazzosa, e basta. Ma oggi, quando siamo andati a fare il conto, due soldi, dice, li ho dati al ragazzo che è andato a prendere la gazzosa, e poi ci sarebbero 12 soldi per la mia." S'era presa una gazzosa anche per sé! Poi, come avviene a sentirne una grossa che per troppo sdegno si evita di stigmatizzare il fatto principale, ci si sofferma quasi oziosamente a deplorare un particolare. Ciao a tutti, io sono Mick, benvenuti alla prima puntata di questa rubrica chiamata Buchi, in cui parleremo di autori, di libri e di letteratura in generale. Oggi per la premiere vorrei presentarvi un autore che a me è molto caro, è un'opera di questo autore. L'autore è Tommaso Landolfi e l'opera è La pietra lunare. Tommaso Landolfi è un autore che viene un po' in qualche modo bistrattato dal nostro sistema scolastico. È un autore del Novecento, nasce nel 1908 e è un autore che appunto viene considerato un autore minore. Vedremo più avanti perché effettivamente andrebbe riconsiderato e ricollocato un attimino nelle priorità. Dicevamo che appunto Tommaso Landolfi nasce nel 1908 a Pico, che allora era sotto Caserta, attualmente è passata sotto Frosinone, e da una famiglia di lontana ascendenza longobarda. Una famiglia il cui ramo più antico si fa tradizionalmente risalire a Tommaso d'Aquino e che dal 500 circa, essendo comunque sempre stata molto vicina alla corte di Napoli, e riceve appunto la contea. E si descriverà in alcuni testi Landolfi come l'ultimo esemplare di nobiltà rimasto. E nel 1910
Landolfi, a un anno e mezzo d'età, perde la madre e questo comporta, il padre era sempre in giro per lavoro, questo comporta che viaggerà molto e quando non sta con le cugine. E viaggia per lo più appunto per Roma, Firenze, Napoli e altre città e il padre via via, man mano che si sposta, dove va, cerca sempre di trovare un istituto dove il figlio possa studiare e li sceglie sempre con profonda accuratezza. Nel corso di una carriera scolastica non proprio brillante, infatti fu bocciato 2 volte, sviluppò una sorta di rifiuto inizialmente, dovuto probabilmente sia all'irregolarità, degli studi che continuamente, si spostavano, sia forse anche alla rigidezza dei sistemi, collegiali in cui di volta in volta entrava. Ma nel 1924 viene affidato a uno zio militare che è di stanza a Trieste e in quel caso comincia a sviluppare una certa indipendenza e migliora al punto che se da prima appunto conviveva con lo zio nella sua stanzetta da scapolo, successivamente avrà diritto a una stanza in affitto per conto suo nei pressi della scuola. Finalmente nel 1927 si ritira a Pico per preparare la maturità da privatista che conseguirà con voti piuttosto buoni. Nella fine poi del 1927 prova ad iscriversi a Roma all'università, ma non gli piace moltissimo, quindi nel 1928 si iscriverà poi invece all'università di Firenze e all'Università di Firenze disse che il meglio che poteva fare era tenersi assolutamente lontano dall'università ed insieme ad alcuni amici passano le giornate parlando di letteratura. Una cosa molto particolare è che Landolfi si iscrive a Firenze per il corso di lingua e letteratura russa, un corso che a Firenze non esiste ancora e pertanto deve sempre cercarsi da sé sia i testi che le risorse, insomma, sostanzialmente fa, possiamo dire, una laurea da autodidatta, visto che mancavano i corsi, mancavano i docenti, e riesce a spuntare nel 1932 laureandosi con una tesi sulla poetessa russa Anna Akhmatova. La cosa molto singolare è che, appunto, mancando il corso, dovettero essere chiamati dei docenti da altre facoltà, appunto di lingua russa in giro per l'Italia, e tutti i docenti interni all'Università di Firenze non capirono molto, mentre dagli altri docenti ottenne il massimo dei voti. Nel 1933, in seguito appunto al conseguimento della laurea, parte per Berlino con l'intenzione di migliorare il proprio tedesco. Invece rimane invischiato nel gioco d'azzardo, tant'è che finiti i soldi andrà a richiederli a Parigi al padre e poi per non incappare nello stesso problema e quindi rimanere nuovamente incastrato a Berlino, decide allora di non tornare a Berlino, ma andare invece questa volta a Colonia. A Colonia, sfortunatamente, poco più tardi rispetto al suo arrivo, aprono comunque un casinò e è in questo momento che Landolfi si accorge di qual è il suo problema col gioco, però riesce momentaneamente a fermarsi. Negli anni seguenti, anche grazie alle collaborazioni e alle amicizie, ai rapporti che ha stabilito con i nuovi giovani scrittori, con i nuovi giovani intellettuali e critici, comincia sia un lavoro di appunto collaborazione con varie riviste, tanto di slavistica quanto di letteratura italiana, quindi anche critiche della letteratura italiana, e sia la produzione, o meglio la pubblicazione
delle proprie opere. Tra gli autori che hanno riconosciuto a Landolfi una determinata importanza, ce ne sono due in particolare. Carlo Bock è stato un suo grande amico e ne ha curata l'edizione delle opere complete e che disse tra l'altro di lui che fu il primo scrittore dopo D'Annunzio ad avere una tale conoscenza della lingua italiana da poterne fare esattamente ciò che voleva e da poterci giocare in qualsiasi modo, e invece Italo Calvino che nel 1982 proporrà un'antologia intitolata Le più belle pagine di Tommaso Landolfi, e senz'altro c'è da fidarsi di Calvino. È molto interessante che Landolfi decida di mettere alla fine del romanzo La pietra lunare un'appendice contenente una sorta di rielaborazione. Il titolo è Dal giudizio del signor Giacomo Leopardi sulla presente opera, ed è una rielaborazione di alcuni brani dello Zibaldone di pensieri, potremmo dire in un certo senso un centone, appunto leopardiano, in cui in qualche modo Landolfi si schermisce, per così dire, giustifica la tipologia della sua opera. Infatti La pietra lunare è un romanzo che per certi versi scivola molto nel fantastico, e all'interno del brano leopardiano si decreta come per lo scrittore, per l'autore in genere, sia molto più importante il sogno, l'illusione, l'inventiva, la spontaneità rispetto alla razionalità, quindi l'istintività, il sentire le cose. È una cosa che ha un sapore forse un po' strano in bocca, appunto, a questo Tommaso Landolfi, che è un personaggio che si dà molto al gioco d'azzardo, che non rilasciò quasi mai interviste, che era sempre sfuggente, alimentava anche in qualche modo il mito del bel tenebroso soprannome che ebbe tra l'altro fino da ragazzino. E a noi infatti da parte sua sono giunte pochissime notizie autobiografiche, sono per lo più situazioni che possiamo ritrovare all'interno delle sue opere come cenni, come situazioni, come ambientazioni, ma che sono un pretesto narrativo per lo più. E noi in qualche modo dobbiamo cercare di ricollegare alcune cose con quello che è poi effettivamente la sua biografia, che sono testimonianze che ci arrivano da altri. E probabilmente questa sua ripulsa per il documentarismo, per esempio, epistolare, del lasciare tracce numerose su di sé, è dovuto anche al fatto che in gioventù, avendo il padre sempre molto in giro e quindi avendo pochi contatti diretti col padre, dovevi intrattenere con lui, era quasi obbligato a scrivergli quotidianamente, e questo lo portò probabilmente poi al rifiuto totale della forma epistolare, che appunto fa delle lettere di Landolfi una compagine piuttosto scarna, e quando esiste anche abbastanza svogliata. Come dicevamo, la biografia sembra avere un posto relativamente poco importante all'interno dell'opera di Landolfi. Sicuramente ne troviamo parecchi rimandi, ne troviamo parecchie occorrenze, ma sembra che queste siano più un espediente narrativo, in quanto l'autore è più comodo a parlare di ciò di cui conosce che dei motivi, diciamo, di profonda indagine psicanalitica. Per esempio, all'interno della pietra lunare l'ambientazione è quella
di Pico e dei colli attorno a Pico, che è la Pico dell'infanzia, la Pico della vita ed è la stessa Pico di cui parla appunto all'interno della seconda raccolta di Montale. C'è una poesia intitolata Elegia di Pico Farnese, che fu composta per l'appunto nel 1938, quando Montale andò ospite qualche giorno a casa di Landolfi, e appunto le occasioni furono pubblicate nel 39, come anche la Pietra Lunare, solo che le occasioni furono pubblicate a Torino per Einaudi, mentre Landolfi aveva cercato dappertutto un editore per la Pietra Lunare. Infine trovò il suo editore, con cui ebbe poi anche qualche battaglia, che fu appunto Vallecchi a Firenze. Un'altra situazione analoga appunto alla biografia di Landolfi che troviamo all'interno della Pietra Lunare è la condizione del protagonista. Il protagonista si chiama Giovancarlo. Ed è uno studente che sta preparando appunto la maturità da privatista, come accadde nel 1927 a Landolfi stesso, che si rinchiuse per l'appunto alcuni mesi a Pico e non vide nessuno se non alcune sporadiche visite ai parenti. Giovancarlo è uno studente appunto all'ultimo anno di scuola superiore, sta preparando la maturità da privatista e di se stesso dice di essere un poeta. Ma cosa fa Giovancarlo tutto il giorno? Usava Giovancarlo la mattina e la sera, all'ora che la povera gente si leva e va a letto, a girarsi per la sua grande soffitta, dalle cui aperture si scorgevano parecchie finestre delle case vicine. Quel tanto di scorrettezza che poteva esserci nell'andare spiando così i fatti altrui, egli giustificava avanzando i suoi diritti di poeta, di creatura cioè, tenuta per sua dannazione, a scoscendersi per l'inferno come a volitare per il paradiso. La povera gente, si sa, specie nella buona stagione, non usa chiudere la finestra se si spoglia o si riveste. Così, dalla soffitta di Giovancarlo se ne vedevano di tutti i colori. Ora era una vecchia cadente che, prima di scivolare sotto le lenzuola, tendeva la camicia davanti alla propria squallida pancia per osservarne attentamente il rovescio, al lume di una lucerna fumosa. Avanzava poi circospetta una mano, richiudeva con mossa rapida il pollice dell'indice, lasciava cadere la pulce e schiacciava sotto la sua ciabatta, e durava lungamente così. Ora era una giovinetta di primo pelo, che buttava all'aria ogni indumento e si muoveva per le sue ultime faccende, grattandosi il ventre senza interruzione con una mano. Ora era una moglie che, in attesa del proprio marito e già pronta per lui, si grattava invece la testa e sbadigliava alla finestra. Ora era un contadino nerboruto che, in veste adamitica, andava avanti e indietro per il suo tugurio, come se quella fosse la sua acconciatura abituale. Tutta questa gente, insomma, a inesplicabile, contadino a parte, soddisfazione di Giovancarlo, s'aggirava per i fatti suoi nuda o quasi. E questo è un po' appunto quello che, eccettuato lo studio, quello che è l'occupazione quotidiana di Giovancarlo. Sono interessanti per entrare un attimino nel testo e la definizione del poeta, che è una creatura, cioè tenuta per sua dannazione, a scoscendersi per l'inferno come a volitare per il paradiso. E oltre al fatto che volitare è un'occorrenza dantesca, che in Dante troviamo al 18° canto del paradiso, invece il fatto che Giovancarlo, appunto, in quanto poeta, debba sia attraversare l'inferno che il paradiso, sembra rimandare nuovamente a Dante, e quindi Giovancarlo diventerebbe così, in un certo senso, la silhouette di Dante, e in questo, in un certo senso, anche piuttosto ridicolo, piuttosto grottesco, in questa sorta di narcisismo.
Recuperando un attimo le fila di quella che è la storia, noi all'inizio troviamo appunto Giovancarlo in visita dai parenti e successivamente all'interno di questa visita dei parenti, che come abbiamo visto non va molto a buon fine quanto a conversazione, a meno che non si finisca poi a fare del pettegolezzo sulla fantesca di Giovancarlo. Successivamente, appunto, la serata viene per così dire movimentata dall'apparire di una fanciulla. Questa fanciulla è la protagonista femminile della storia e ha qualcosa che è molto particolare. Il giovane seguì con viva soddisfazione la linea delle cosce affusolate. Qui la stoffa deriva strettamente. Lasciò scivolare lo sguardo sul tornito ginocchio e si aspettava ora di scoprire una caviglia esile, un piccolo piede. Invece, il sangue gli si gelò nelle vene e quasi nel medesimo istante gli rifluì tutto con violenza alla bocca dello stomaco. In luogo della caviglia sottile e del leggiadro piede, dalla gonna si vedevano sbucare due piedi forcuti di capra, di linea elegante a vero dire, eppure stecchiti e ritirati sotto la seggiola. E curioso era che queste zampe, a guardarci bene, parevano la logica continuazione di quelle cosce affusolate, né alcuni lunghi ciuffi di pelame ruvido bastavano a stabilire un'ideale soluzione fra l'agile corpo e le sue mostruose appendici. Se dato in qualche modo il primo orrore e disgusto, in Giovancarlo sopravvenne una specie di tranquillità assorta, entro il cui ambito pure un paio di domande suonavano insistenti. Non già che egli si preoccupasse troppo del fatto in sé di una fanciulla con le zampe di capra, o che questo gli paresse addirittura eccezionale, ma piuttosto si domandava se i presenti, lo zio e gli altri, se ne fossero accorti. E ciò ammesso, come mai essi, che poco prima, tanta pena s'erano presa per dato e fatto d'una gazzosa, fossero in rapporti di così semplice familiarità con una fanciulla simile? Sono molto belle, secondo me, all'interno di questo passo alcune cose, oltre agli interrogativi finali di Giovancarlo, che sono quasi insospettabili. Trova cioè assolutamente assolutamente normale, trova comunque non eccezionale il fatto che una fanciulla giri con delle zampe di capra, bensì si domanda come mai i parenti appunto abbiano rapporti così naturali con una fanciulla di tal sorta, e questo è un po' lo sguardo molto acuto e sarcastico di Landolfi, anche che e l'ironia che un po' trappunge tutto il romanzo, anche sulla società, sulle macchiette del paesino di provincia e tutte queste cose. È molto bello anche il fatto che la descrizione, gli strumenti descrittivi utilizzati appunto per rendere Guru, anche che è il nome appunto della fanciulla, si chiama Guru, e sono gli strumenti narrativi che hanno una tradizione che va praticamente da Petrarca. Sono gli stereotipi della bella donna, la caviglia esile, il piccolo piede, la gamba affusolata. E in questo senso sembra farne il verso. E tuttavia la cosa molto bella è che effettivamente il personaggio di Guru non è sminuito da queste cose, e perché comunque le gambe di capra non sono un difetto, sono piuttosto la traccia del passaggio di qualcosa di più alto. Sono appunto la traccia, sono il segno, sono il dono
un qualcosa di più alto e di più grande che Guruwa e che Giovancarlo ancora non ha. La cosa molto, molto particolare è poi, per esempio, che benché Giovancarlo si definisca un poeta, in realtà i climax lirici di tutta l'opera non sono affidati a Giovancarlo, ma sono invece in bocca a Guru. Per esempio questo, che è bellissimo, dove dice: «Mi pare impossibile che quando c'è la luna noi si dorma nelle nostre case», disse la fanciulla con un leggero ansito, parlando questa volta lentamente. «Quando c'è la luna fuori della finestra chiusa, succedono cose strane e meravigliose», aggiunse come riflettendo. «Cioè, insomma, ci sono cose che corrono, navigano, girano per conto loro mentre noi dormiamo. Non è strano questo? Non è strano anche che si possa dormire mentre la luna attraversa il cielo?» Ecco, e invece Giovancarlo, che ricoprirebbe peraltro il ruolo del poeta, in realtà fa la figura del bambino, quasi del novellino. E in questo senso Guru in qualche modo viene ad assumere il ruolo che è un po' virgiliano, possiamo dire, il ruolo di guida, il ruolo di iniziazione. In un certo senso, scusate, e con un qualche rimando a quello che è il mondo del poema cavalleresco. All'interno del poema cavalleresco noi abbiamo il cavaliere, e abbiamo la dama, abbiamo l'impresa da fare e normalmente il cavaliere deve, si pensa che il cavaliere debba arrivare appunto a compiere l'impresa per ottenere la mano della dama, un po' che le viene concessa come premio, un po' come anche vanità della dama che cede al migliore dei cavalieri. In realtà il percorso del cavaliere è una cosa un po' diversa, perché cosa succede? Che il cavaliere parte da una condizione che in un certo senso è molto bassa a livello di dignità, perché quello che compirà è un percorso spirituale. Infatti possiamo dire che, esagerando comunque, in un certo qual senso, al di là del fatto che sia un uomo corazzato, al di là del fatto che sia armato, il cavaliere, al di là del fatto che sia bello, il cavaliere in realtà non ha niente dal punto di partenza, non ha niente di più rispetto, per esempio, a un bel fabbro, un bel contadino o a un bellissimo altro uomo qualunque. E quello che fa il cavaliere, però, nell'impresa è un percorso spirituale, è un percorso di elevazione. Il cammino del cavaliere è un cammino che arriva, il cui obiettivo è quello di arrivare a poter ottenere la dama per dignità acquisita. Arrivare cioè ad acquisire sufficiente dignità da essere comunque servo della dama. E questa cosa è molto bella, tant'è che non tutti i cavalieri dopo la prima impresa ottengono in premio la dama. Per alcuni ce ne vuole più di una, perché il percorso può essere anche molto lungo. E la figura che occupa Guru all'interno di questo sistema, all'interno del romanzo, per l'appunto, può essere, secondo me, in qualche modo assimilabile. E il percorso che poi compirà Giovancarlo in qualche modo può considerarsi quello dell'iniziazione. Infatti, appunto, Giovancarlo è dagli zii, arriva Guru chiede di essere riaccompagnata a casa.
Giovancarlo la riaccompagna a casa e dopodiché non si ricorda assolutamente niente di quello che è successo nel corso della notte. Lui si ricorda solo di aver salutato Guru al mattino ed essere tornato a casa, ma non quello che è successo dal momento in cui è uscito a casa degli zii al momento in cui si sono salutati. Quello non ha assolutamente ricordo. Dopodiché, per qualche giorno quasi dimentica, non ci fa caso, è indeciso se sia successo o non sia successo, un'allucinazione, cosa è stato. E ad un certo punto però, spiando appunto dalle varie finestre quello che succede in giro, ne cerca una un po' più particolare, che è in alto. Deve utilizzare una sedia per arrampicarsi e da quella finestra vede Guru. Molto, molto da lontano, non riesce a vederla nuda, vede solo delle finestre da lontano. Qui la vede affacciarsi e ne riconosce gli occhi, che sono viola. E questa cosa è molto interessante perché è l'inizio della ricerca, è l'iniziato che vuole essere iniziato. E un'altra cosa molto bella del rapporto che poi si viene a creare tra Giovancarlo e Guru è quella che si immagina, o almeno immagina così essere Giovancarlo, essere la corrispondenza tra loro due. Come mai, per dirne una, soltanto lui quella sera aveva visto le zampe di capra? Non si tratterebbe forse d'un privilegio riservato agli spiriti eletti? Si domandava con intenerito orgoglio. O forse a lui, proprio a lui. E ora che sarebbe comparsa, avrebbe avuto ancora le sue zampe, per lui almeno o no? Come si vede, le zampe erano quasi diventate un prezioso attributo, un mirabile segreto femminile, da rivelarsi soltanto all'uomo amato. E poi appunto comincia, si rincontrano, non vi dico, non vi svelo come, ma è molto bello. Si incontrano per l'appunto Guru e Giovancarlo, e Guru riconosce in Giovancarlo, come dire, le qualità del cavaliere in nuce, le qualità di un cavaliere, di uno che un giorno potrà diventare un cavaliere finito il suo percorso. E dice questa cosa molto bella: l'erba è cresciuta fra le pietre, la pioggia ristagna sulla soglia delle case. L'hai visto con la pioggia? Sei bello, e gli passava un indice attorno alle labbra. Devi essere anche buono. Mi vuoi bene? E per l'appunto ne riconosce in qualche modo i tratti canonici del cavaliere, cioè la bellezza e la bontà. Finalmente, poi dopo alcune imbarazzanti scenette da parte di Giovancarlo, riesce a baciare Guru e dice una cosa che suona un po' strana. Dice: finalmente, finalmente, come se il suo desiderio non fosse tanto giovane d'età, ma quello di tutta la vita finalmente coronato. La cosa è strana perché un ragazzo che ha vissuto, che vive attualmente in solitudine, non ha una grande vita sociale, vive piuttosto appartato e non ha grandi rapporti e non ha grande esperienza perché sta preparando la maturità a 18 anni. Però pare che questo sia il sogno di tutta la vita finalmente realizzato, il che potrebbe
sembrare per certi versi piuttosto superficiale, potrebbe, o meglio, potrebbe ricordare gli attimi di grande intensità dell'inizio di un rapporto, ma secondo me è anche un'altra cosa, cioè il fatto che in Guru Giovancarlo riconosce questa diversità e sceglie Guru, sceglie il cammino dell'iniziazione e quindi la scelta di tutta la vita non è tanto il bacio, cioè, scusate, il desiderio di tutta la vita non è tanto il bacio con Guru, ma ciò che questo rappresenta, cioè la scelta del percorso a cui Guru porterà. L'inizio del percorso di crescita e di formazione di Giovancarlo avviene principalmente attraverso il rapporto d'amore con Guru. Guru veniva tutte le notti in segreto e spesso si tratteneva anche il giorno. I profondi timori del giovane ella vinse con istintiva sapienza. Accortasi dell'allarme che suscitava in lui certa sua aggressività, divenne materna e prese a contrastargli alquanto che gli avesse l'impressione di conquistarsela e quasi di violentarla. Sicché, se prima lo sentiva inarcarsi e vacillare a ondate sotto i propri baci, ora era lui a frugarla coi suoi. Docile, buona, lussuriosa e affinata, talvolta malinconica, durante l'assenza di Giovannina, ella andava e veniva per la casa leggermente, senza invaderla. Seguiva Giovancarlo e gli si sedeva ai piedi, su uno sgabello, davanti a una finestra contro i monti, abbracciandogli le ginocchia con una mano, e talvolta di là lo fissava a lungo in silenzio, a tratti con inquietudine gelosa. Mi permetto su quest'ultimissima parte di notare una trasparenza che è interessante con la prefazione ai Canti di Castelvecchio di Pascoli. La raccolta di Pascoli è dedicata alla madre e nella prefazione ricorda così la madre. Ella stava seduta sul greppo, io appoggiava la testa sulle sue ginocchia e così stavamo a sentir cantare i grilli e a veder soffiare i lampi di caldo all'orizzonte. È interessante questo perché bisogna ricordarsi che giovanissimo, a un anno e mezzo, Landolfi perse la madre. E in tutto il romanzo non vengono mai nominati i parenti diretti di Giovancarlo, e questo è uno dei pochi casi in cui la citazione appunto non è sarcastica, non è parodica. È molto bello notare all'interno del passo come sia la figura di Guru quella che ha la netta preponderanza, è Guru che guida, è Guru che ha il vero ruolo di mentore, proprio virgiliano, come si diceva prima. E nonostante questo, non è invadente, non è un procedimento invasivo, è un'iniziazione comunque che avviene per l'appunto per la volontà di Giovancarlo, ed è un percorso molto interessante, notando che la posizione da cui parte Giovancarlo è quella di emarginato e di transizione. Infatti è emarginato in quanto lui appunto vive quasi all'esterno della società, la guarda solo attraverso quelle che sono le finestre, la spia quasi, ma non la vive in modo partecipe. E la transizione, in quanto comunque non è più all'interno di un corso di studi, ma al suo termine non è ancora nella fase successiva, e in quanto è in transizione dall'adolescenza alla maturità. In questo senso si sviluppa quella che è l'iniziazione, che parte proprio nel momento focale della crescita. È molto bello che in questo senso si sviluppa un doppio movimento. Il primo movimento è quello dell'uscita,
dalla società, ovvero se noi abbiamo appunto guru che prende e crea un rapporto molto bello, un rapporto in cui appunto si supponeva che l'unica persona che potesse interpretare in qualche modo questo rapporto fosse Giovancarlo. Che è il rapporto che dipende dal fatto che soltanto Giovancarlo si accorga appunto delle gambe di capra di Guru. In questo senso, le gambe di capra, che sono la traccia dell'ignoto, diventano però un movente, nel senso che diventano ciò verso cui e Giovancarlo si lancia, ed è molto bello, molto bella questa cosa. Perché? Perché viene così descritto il rapporto non più come abitudine, come passività. All'inizio si ricordi che benché lo zio provasse, nonostante tutto, a sviluppare un argomento in qualcosa che non era il suo campo, qualcosa che non conosceva, la conversazione langue e si può tornare ad avere una conversazione soltanto facendo del pettegolezzo, soltanto tornando al già noto. Mentre in questo caso, nel rapporto con Guru, l'ignoto diventa invece il movente verso l'apprendimento, è il movente del percorso. E c'è un passo molto bello, molto focale, che è all'interno, diciamo, del rito iniziatico, molto più avanti, in cui Guru, in un momento di battaglia, dice a Giovancarlo: "Guardalo, non è bello, non è forte, non è nobile, mi sembra quasi che al suo posto ci sia tu. Che tu sia lui, ma anche Bernardo mi pari." Questo passo è molto particolare, sia perché si può, a me, come dire, riporta alla mente moltissime cose diverse, tanto Gentile, tanto Onesta pare, ma prima ancora c'è Saffo con appunto simile agli dèi, mi sembra, colui che al tuo fianco siede, il suo rifacimento catulliano, Saba a sua moglie, e tutte queste cose sono molto, questi ricordi sono molto vaghi e indefiniti. Ma la cosa interessante è che qui si compie l'altro movimento, cioè se precedentemente viene staccato dalla società, la figura di Giovancarlo viene staccata dalla società nel suo rapporto univoco con Guru e in seguito, cioè, e questo diventa un motivo di conoscenza attraverso appunto l'approccio all'ignoto, un approccio differente all'ignoto, diventa un momento di crescita molto importante, e adesso avviene il contrario, cioè, o meglio, la sua evoluzione, cioè sostanzialmente e attraverso il confronto con due antagonisti, che sono questo personaggio di cui si parla prima, qui è rivolto il Guardalo, che è Napoleone, e il suo antagonista, che è questo Bernardo, e Giovancarlo diventa il simulacro di tutte queste cose allo stesso tempo. E che cosa vuol dire questo? Che attraverso il confronto non si vedono tanto le somiglianze, ma quanto le differenze. Quindi può recuperare una propria identità, o meglio può acquistarla, che prima mai aveva avuto. E la cosa più importante è che il fatto che questo riconoscimento avvenga attraverso persone, per l'appunto sono in lotta tra loro, il riconoscimento in se stesso di tutti questi aspetti discordanti e a volte proprio opposti,
in se stesso di Giovancarlo, che riconosce in sé il bene e il male, e riconosce in sé tutti i lati del proprio carattere, lo portano ad accettarsi senza esprimere giudizio di valori in merito alle proprie qualità. E questo è molto importante perché il percorso di crescita è appunto questo accettarsi e questo imparare a convivere con se stessi, questo svilupparsi come persona, però appunto senza avere eccessive controversie, come dire, con se stessi riguardo a quelli che sono i propri aspetti caratteriali, quindi la conoscenza di sé, e che era una delle iscrizioni appunto sul frontone del tempio dell'oracolo di Delfi, e la conoscenza di sé cosa comporta? Comporta anche un'accettazione, comporta una maturità, e questo rimane comunque soltanto l'inizio di quello che poi sarà tutto il percorso di Giovancarlo. La pietra lunare. All'interno del romanzo, il cui titolo è appunto La pietra lunare, il cui sottotitolo è Scene dalla vita di provincia, infatti principalmente all'inizio, circa per la prima metà, ci sono questi quadri della vita di provincia che mettono in scena dei personaggi assolutamente molto, molto divertenti, molto, mo molto ironici, disegnati con grande maestria e con grande sapienza. E la pietra lunare, che cos'è questa pietra lunare? La pietra lunare è non si sa, in tutto il testo occorre due volte. Una volta ne parla Guru e un'altra volta viene mostrata. Ma che cosa faccia, che cosa comporti, che cosa sia la pietra lunare, non si sa bene, non si capisce. Probabilmente non era assolutamente intenzione dell'autore dire che cosa facesse, ma in qualche modo la pietra lunare diventa il simbolo di qualcosa che non si sa cos'è, ma che comunque si continua incessantemente a cercare, e questo è un po' la spinta che ci porta a compiere quello che è il percorso iniziatico, quello che è il percorso di vita. Naturalmente tutto questo rimarrà possibile solo nel momento in cui avremo per noi una qualche guru che ci possa guidare nel percorso. Per quanto riguarda la pietra lunare, queste sono un po' le mie riflessioni, gli spunti che ho ricevuto di questo autore straordinariamente interessante, che vi consiglio senz'altro di andare a conoscere meglio, e grazie per avermi seguito.